Sapevo che sarebbe arrivato il giorno in cui le mie sole forze non sarebbero più bastate. Ma per mia fortuna ricevetti un potere divino. Divenni l'eletto di colui che è... No, perché si dice in giro che io sarei un po' volgare. Malignati, più turbati, cuoricini satanici e vulvette lamentose. Ciao. Facciamo un attimo in serio. Arrivi a un punto della vita in cui ti rendi conto che tutto quello che hai fatto non è servito. La gratitudine degli altri è una cosa inesistente. E ti stanchi a fare determinate cose. Quindi io penso che... me ne faccio! Sapete cos'è che ho imparato in questi anni? Che la vita umana è fragile. Nope. E senza occhiali non c'è riflesso. Nope. Che l'amore dura una notte e la sifilide dura per sempre. Nope. Che se ti vedo alle gemme ti sparo. Nope. Che siamo salvi solo in Gesù. Sì, anche, ma non c'entro. Waka! Nope. Ho imparato che non devi aspettarti niente da nessuno. Mai. Perché niente da nessuno avrai. Io che sono rapper! I nostri idoli ci fanno cadere le palle. Gli indie minchia che sottovalutavi a una gemma ti fanno un culo così. Il beatmaker che più stimavi adesso fa musica house. La ragazza che ti piaceva tanto adesso ascolta musica house. E a quel punto ti rendi conto che... porca troia, quanto odio quella merda di musica house! No, ti rendi conto che non dovevi avere aspettative perché la vita ti deluderà per sempre. E se una pacca sulla spalla, un ringraziamento... ho visto che per ora sono intrippatissimo di nuovo con Scrubs, un abbraccio. Se ci speri troppo la prenderai nel culo così in fretta che neanche te ne accorgerai. Sì, perché peraltro il problema deriva dal fatto che... se segui una persona, ti illudi di conoscerla. Quindi, credi che quella persona farà quello che tu credi che faccia, anche se fondamentalmente non la conosci. Certe volte accade anche con te stesso, come io in questo momento che ho detto una cosa che forse ha un senso ma non sono sicuro di averla detta, e forse nel montaggio la taglierò, ma dovrei tagliare anche questa parte, perché non avrebbe a che fare con la parte che di prima. Insomma, se lo stai vedendo, sappi che neanche io mi capisco certe volte. Ma quando si ha la presunzione di conoscere una cosa che si sconosce, o di capire una cosa che non si capisce, si creano delle aspettative. Cioè, ti aspetti che qualcuno faccia qualcosa, che qualcuno faccia per te qualcosa, o che qualcosa accada a qualcuno. Sì, ora più detta così sembra che abbia più senso. Sì, bravo io. L'unica cosa vera, l'unica cosa tastabile, l'unica cosa certa... è che, e se ti ubriachi torni a casa e l'indomani non ti ricordi niente, sei più che convinto di aver fatto cose terribili. Sì, anche. Ma anche questo sketch del Nope penso che abbia abbastanza rotto i coglioni, quindi... l'unica cosa vera è che, tra tutte queste speranze mal riposte, alla fine resta soltanto la depressione. Sto parlando di voi che ingenuamente vi illudete che col vostro primo demo arriverete in alto ma poi ci restate male e ci levate le mani. Di voi che insultate gratuitamente una persona e vi aspettate anche di offenderla. Di voi che confondete un insieme per un sottoinsieme e quindi credete che un poveretto ce l'ha col mondo. Di voi che quando un artista cambia qualcosa, anche un pelo di culo della sua vita, iniziate sin da subito a pensare: non ritornerà mai come prima. Fratello del ghetto, ti ci puoi giocare le palle. Com'è vero che se vi fate la foto insieme, quando lo rivedrai non si ricorderà di te. Purtroppo siamo nella società dell'individualismo, dove tu non conti un cazzo, io non conto un cazzo, loro contano qualcosa. Sapete perché? Perché gli abbiamo dato importanza. E per inciso, a loro, di noi, non gliene frega un cazzo. Ma l'importanza è illudersi di diventare come loro, cercare di essere come loro, emulare quello che fanno loro, per magari un giorno, chissà, essere considerati loro pari. Io ho sempre amato l'hip hop perché, a differenza di molti generi o di molte culture, perché ricordiamoci che è una cultura, tu lo fai per te stesso. Non lo fai per piacere agli altri. Tu descrivi le tue sensazioni, non le sensazioni di un altro. Ma nell'esatto istante in cui prendi carta e penna, scrivi un testo e mentre lo scrivi pensi che il prossimo testo lo scriverai per un featuring con Bassi Maestro, sei fottuto. Ma non sei fottuto perché sei fregato, sei fottuto di cervello. Cioè è come se facessi quello che ti senti di fare non per te stesso ma per gli altri. Che è un controsenso, cioè tu segui una passione perché ti fa stare bene, non per far star bene il tuo ego. In conclusione, che cazzo ho detto per 5 minuti?
Non dovete avere aspettative. Non aspettatevi una conclusione. Sì, lo so, sono stato un po' pezzo di merda. Benvenuti a Sample Samplet. Il primo pezzo appartiene a Bassi Maestro, Pop Music. Nazionali promozionali non sanno la metà della musica rap e delle nostre. Il campione appartiene a Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu. Il secondo pezzo appartiene ai Cypress Hill, California. Il campione appartiene a Rita Jean Bodin, Pacific. Ragazzi, anche per sta settimana ho finito. Anche per sta settimana vi ho delusi perché non ho potuto fare recensioni. Ma vi garantisco che ce l'hanno tutti con me. Dovete cercare di capirmi, non un secondo libero. Cioè, tipo oggi era il mio unico giorno, vai, non facciamo un cazzo, volevo andare a mare, invece sono qui come un deficiente a fare il video, ma veramente, non ho tempo. Vi chiedo scusa, so che ci tenete, so che vi deludo ogni cazzo di giovedì, perdonatemi. Se non vi conviene, andatevene a fare in culo, che vi devo dire, vabbè. Comunque, per quanto possa avere importanza, bless. Shazam! Vendetta vera, non finirò in galera, friggere maldati.